La Superlega, la massima serie del campionato italiano di pallavolo maschile per la stagione 2019-2020, come sapete, è andata in soffitta. Sguardi, e sicuramente sguardi un po' preoccupati, cercano di sbirciare tra le ombre e le pieghe della prossima stagione. Un saluto agli ascoltatori di Radio Marconi, da Luca Cerede, ben ritrovati nella nostra finestra sportiva. A Milano, l'Allianz Power Volley in Milano riavvolge il nastro della stagione andata in soffitta e lo fa attraverso le lettere dell'alfabeto, insomma, sono anche nel nome della squadra e nel suo sponsor, proiettandosi però sul futuro, un futuro che è, come dire, tutta un'incognita per il 2020-2021. Noi ne parliamo proprio con un giocatore dell'Allianz Power Volley in Milano, Riccardo Sbertoli, che ci ha raggiunto qui in diretta. Ciao Riccardo. Ciao, ciao a tutti. Allora, tra le lettere che il vostro alfabeto declina per questa stagione, diciamo archiviata durante la pandemia, c'è come lettera Q, quindi la posizione che stavate occupando quando la stagione si è fermata anzitempo. Sì, eravamo a ridosso delle posizioni che contano, diciamo. Stavamo facendo un grande campionato nonostante avessimo avuto grandi difficoltà per via degli infortuni, ma avevamo sopperito sempre benissimo col gruppo e con la squadra. Ci siamo fermati quando eravamo in quinta posizione, avevamo appena fatto anche tutte le partite più difficili del girone di ritorno, quindi ci aspettava un periodo in cui, intenso sicuramente, ma in cui avevamo forse da raccogliere un pochino, però è andata così, non potevamo farci niente e con rammarico, ma condividiamo tutti la scelta di bloccare il campionato per l'emergenza sanitaria. Una scelta quindi condivisa da voi giocatori e poi lo ricordiamo, voi siete quelli che vanno in campo, c'è anche tutto il lato dello staff tecnico, dei preparatori, insomma tutto un universo che orbita di fronte poi a voi che scendete in campo, quindi questa è una scelta sensata secondo voi? Sì, assolutamente, ma io penso che come tutti gli sportivi all'inizio si spera un po' si sperava un po' che questa pandemia non fosse invasiva e avesse dei riscontri così potenti e quindi si sperava che si potesse andare avanti. Poi però quando si superano certi livelli capisci che la salute è la prima cosa, è la cosa più importante, non solo la tua personale, perché come hai detto tu, noi entravamo in contatto con un sacco di altra gente, le nostre famiglie, i nostri tifosi, quindi di conseguenza indirettamente le famiglie dei nostri tifosi, del nostro staff, quindi c'era veramente un sacco di gente connessa a noi e rischiare inutilmente la salute di tutte queste persone non era assolutamente il caso. Tante persone che aspettavano nella speranza naturalmente di rivedere in campo i loro beniamini, sono i vostri tifosi che vi seguono tanto nel vostro palazzetto, l'ex Palalido, ora Allianz Cloud, ma anche in trasferta. Insomma, cos'è stato non poterli riabbracciare, non poter sentire appunto il calore del pubblico vicino in quei momenti, soprattutto dove c'era ancora un po' di incertezza e indecisione sul futuro della stagione 2019-2020? È stato pesante, è stato difficile perché comunque noi produciamo una sorta di spettacolo, lo spettacolo sportivo che per più del 50% forse è sorretto dai tifosi e da tutto quello che gli sta intorno, a parte che dalle prestazioni della partita, no? Quindi è stato difficile, è difficile anche provare a immaginarsi un futuro in cui magari il campionato possa riprendere a porte chiuse, perché attualmente dicono così. Non lo so, io spero vivamente che nei prossimi mesi la situazione migliori a tal punto che si possa ritornare ad avere un po' di gente in palestra, perché noi giochiamo per noi, per la società e soprattutto anche per loro, e loro sono la nostra forza, i tifosi. Al termine del vostro alfabeto, come del resto nell'alfabeto che utilizziamo, c'è la Z. C'è una chiosa sulla piattaforma Zoom, che è una piattaforma, un'applicazione che abbiamo tutti un po' scoperto per restare comunque in contatto. Immagino sia accaduto così anche tra di voi, compagni di squadra, allenatori, staff, un modo anche appunto per continuare a restare in contatto pur nella distanza che serviva. Z però è il punto di fine, che è però il punto più vicino all'inizio della lettera, poi nuovamente della A. E allora uno sguardo insieme a te, Riccardo, su quella che potrà essere la stagione agonistica per voi giocatori 2020-2021. Quali gli obiettivi del club? Tu hai anche proprio recentemente rinnovato, quindi c'è tanta voglia di ripartire. Sì,
allora la stagione che andremo ad affrontare sarà una stagione un po' particolare. Io reputo che sia un'occasione, come sempre, ogni nuovo inizio dell'anno è un'occasione nuova per me dal punto di vista sportivo. Sarà una stagione magari un po' più complicata, un po' più difficile perché bisognerà adattarsi a alcune disposizioni che magari non abbiamo mai visto, mai sentito e magari ci sarà da fare qualche sacrificio in più. Siamo pronti sicuramente a farlo per parlare degli obiettivi della squadra, non si sa ancora, sicuramente fare il meglio possibile, cercare di arrivare più in alto possibile, vorremmo sicuramente disputare i playoff come ormai da 3 anni disputiamo e avremmo disputato anche l'anno scorso se non si fosse interrotto il campionato e vedremo, sarà tutto da scoprire, la nuova stagione è una grossa incognita, però come dico sempre quando me lo chiedono io non credo che sia intermedia, diciamo, di recupero, perché secondo me ogni stagione è occasione e bisogna sfruttarlo al massimo per quello che può offrire. Non sarà per me, io non la vivrò assolutamente come una stagione intermedia di recupero, ma una stagione come tutte le altre per cercare di fare il meglio possibile. Lo sguardo quindi dalla A alla Z è sicuramente proiettato alla A all'inizio della prossima stagione. Io ringrazio molto Riccardo Sbertoli, giocatore dell'Allianz Power Volley di Milano, per essere stato nostro ospite e averci raccontato la stagione andata in archivio, ma anche aiutato a gettare uno sguardo su quella che sarà. Grazie a voi.